Un mix di proiezioni multimediali e contaminazioni fra forme espositive classiche, che tracciano un ritratto emozionale e autentico di Vincent van Gogh, grande maestro precursore dell'arte moderna. È la mostra Van Gogh Alive The Experience, in programma fino al 2 settembre ai magazzini del Cotone nell'area del Porto Antico di Genova. Dopo il successo ottenuto in Australia, Stati Uniti, Russia e dopo aver entusiasmato il pubblico a Milano, Roma, Firenze, Bologna e Verona, l'esposizione, che fa rivivere a 360 gradi i capolavori immortali del maestro olandese, grazie ad oltre 3.000 immagini ad alta risoluzione proiettate a grandi dimensioni attraverso una potente tecnologia multimediale, approda per la prima volta nel capoluogo ligure. La bellezza delle opere, vibranti per il tratto e l'intensità dei colori, le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permettono ai visitatori di apprezzare dettagli altrimenti non percepibili e fanno di Van Gogh Alive The Experience un evento immersivo che ha già attirato milioni di visitatori in tutto il mondo, 500.000 solo in Italia. Il critico d'arte Giancarlo Bonomo è il curatore della mostra. A differenza del modo tradizionale in cui noi siamo abituati così a concepire, a fruire delle opere d'arte, qui intervengono degli fattori ulteriori, degli elementi ulteriori che sono innanzitutto le immagini proiettate su grandi schermi, poi le musiche, poi le parole tratte dal vasto epistolario di questo grandissimo artista. Quindi un carattere, diciamo, multimediale, ovvero sia l'arte che si sposa con la grande tecnologia. Grazie all'innovativa tecnologia Sensory 4TM sviluppata dalla società australiana Grand Exhibitions, si realizza infatti un percorso di grandissimo impatto emozionale che, attraverso suggestioni visive e sonore, dà vita a un viaggio indimenticabile nelle opere e nel mondo del celebre pittore olandese. 50 proiettori ad alta definizione, gestiti da un complesso sistema di motion graphic multicanale, animano i celebri quadri dipinti a Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise, sulle note di grandi compositori come Vivaldi, Schubert e Bach. Nei volumi e nell'ambiente della mostra multimediale, la più visitata al mondo, si irradia la grande forza del colore e il grande vigore pittorico dei capolavori di Van Gogh. Chi assiste a questo tipo di eventi si presuppone che abbia già una conoscenza, diciamo, diretta con le opere del maestro attraverso le strutture museali oppure le diverse strutture e istituzioni che hanno promosso questo artista soprattutto in questi ultimi 20 anni. Ricordiamo anche le grandi mostre venete di Treviso, insomma da lì è iniziata tutta un'epoca d'oro per Van Gogh. Ecco, che è un'esperienza di questo tipo, quindi parliamo di esperienza di natura sensoriale, perché poi alla fine siamo coinvolti in una sorta di sinestesia, ovvero sia si attivano tutte le nostre capacità poi di percepire la realtà, diventa un'esperienza, ripeto, complementare a un percorso preacquisito. Una mostra adatta a un pubblico di ogni età, come sottolinea lo stesso curatore. Contrariamente a quelle che possono essere le grandi eventi, le grandi mostre a cui siamo abituati ad assistere nei musei, qui c'è un coinvolgimento diretto, secondo me, anche dei bambini, dei giovani. Beh, i giovani ovviamente per la tecnologia, i bambini perché possono interagire direttamente con le opere. Difatti all'interno della struttura sono state montate delle lavagnette, ci sono delle indicazioni didattiche al fine di poter usufruire al meglio di questa esperienza. Quindi la bellezza anche di questa iniziativa è che coinvolge tutte le generazioni.